pubblico delle grandi occasioni. Ma da dove ha segnato? Trasferta proibitiva per il Catania, questa della quarta giornata a Napoli. Il gol! E il gol! E il gol, e gol, e gol! E gol, e gol, e gol, e gol, e gol! Amici carissimi ed appassionati di Football Manager, di calcio e amanti della Serie A e del canale Lose the Second Side, ben ritrovati e pronti per partire con la terza giornata della nostra Serie A. Le prime due hanno visto un Catania in grande spolvero, esordire con grande personalità, un pareggio casalingo contro il Milan inaspettato, con un grande gioco in campo, un grande Catania davanti al proprio pubblico ha emozionato e non poco, è mancato solo il gol però. Ad un certo punto abbiamo anche rischiato di perderla quella partita se non fosse stato per il nostro santo portierone Montipò. Poi siamo andati a fare una partita pazzesca, roccambolesca, a Torino con i primi tre punti ottenuti che adesso vedono il Catania al settimo posto con 4 punti in classifica, ma ancora per guardare la classifica è troppo presto, troppo presto. Dovremmo dare conferme. Catania-Udinese nella terza giornata, il quadro complessivo, Atalanta-Torino, Brescia-Milan, Cagliari-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Fiorentina, un grande match quest'oggi come anche Juventus-Napoli, Lazio-Empoli, Parma-Roma, Sassuolo-Verona. Catania dunque in casa contro l'ex squadra di Ricci. Ricci oggi schierato quindi titolare, l'Atalanta ritorna alla vittoria, vince 3-1 contro il Torino. Torino sempre più inguaiato in fondo alla classifica, come anche il Genoa. Non mi aspettavo un Genoa che partisse così lento, ma attenzione a noi ragazzi, attenzione a noi. Abbiamo comunque sia la nostra formazione tipica, titolare Montipò, Ferrarini, Vogliacco, Chinchè, Gallo, Barberis, Barrenechea, Colpani, Capanni, Diogo Pinto e Pecorino. Pesa ancora ovviamente l'assenza di Petrella, a cui si aggiunge quella di Mikai per 3 settimane. Petrella recupererà tra 2-4 mesi, questa è una notizia orribile, ma va bene. Oggi abbiamo comunque sia a destra il nostro Capanni, quindi giocherà lui. Alla squadra, diciamo chiaramente, di sfondare tutto. Comunque, l'Udinese si presenta con Skorupski, Neumann, Valukiewicz, questo ex Cagliari, Samir, Ranieri, Wallace, Koulibaly, Makengo, Sinisterra, Cardona e Kevin Lasagna. Al Catania, diciamo, ovviamente, di vincere. Aspetto, andate in campo e cercate di impressionarmi. Non diamo nessun tipo di informazioni, li lasciamo concentrati. Non è il massimo, ci stiamo adattando, vediamo cosa succede. Quindi penso possa giocare tutta la gara, su questo ci stiamo basando. È pronto il nostro Capanni. Catania viene da 2 pareggi ed una vittoria. Uno dei 2 pareggi arriva per la Coppa Italia, per cui poi ci siamo qualificati dopo i calci di rigore. Mentre invece l'Udinese viene da una sconfitta in campionato, ragazzi, di una vittoria. E insomma, 3 punti per i bianconeri. Si parte dunque. Squadre che scendono in campo e che calcano il manto verde, pubblico delle grandi occasioni. Pronto Catania Udinese, subito con il Catania in attacco. Barrenechea allarga tutto a sinistra per Gallo, che di prima appoggia a Pinto. Pinto indietro per Barberis, che di prima gira benissimo per Gallo, il nostro terzino, mette al centro. Attenzione, ancora però l'azione non è finita. Il Catania ha grande personalità in questo momento. Gioca tutto di prima, Barberis, massimo 2 tocchi, ancora per Gallo, che di prima appoggia Diogo Pinto. Attenzione, Diogo Pinto, il gol! Ma da dove ha segnato? Signori, ma da dove ha segnato? Ma stiamo avendo un grande Diogo Pinto, signori. Ma da dove ha segnato? Ma qui secondo me ci sono errori abissali da parte di Skorupski. Qui tanto passaggio bellissimo, illuminante. Ma Skorupski si fa passare la palla sotto praticamente le ascelle, ne vogliamo parlare? Ma Catania 1, Udinese 0. Signori, stiamo vivendo un mezzo sogno. Ma attenzione a non perdere la concentrazione, perché stiamo giocando in Serie A. 19 sul cronometro, Catania in vantaggio. Ancora non abbiamo assistito alla reazione degli ospiti. Che un Catania che ancora... Guardate, un grande personalità, appoggio a Capanni per Barrenechea. Stavolta Skorupski si rifugia in calcio d'angolo. Ma Catania, ragazzi, illuminante con queste giocate al centrocampo, a liberare. Insomma, grandi cose. Un po' in difficoltà la difesa dell'Udinese in questo momento, che riesce comunque a sopperire. 27 sul cronometro, Catania la vuole chiudere. Allora ci riprova sempre su quella fascia con Gallo, Colpani questa volta.
Poggia indietro per Barberis e potrebbe scoccare il tiro, invece no, da quel lato preferisce rifugiarsi su Kinkener, la retroguardia. Ancora Gallo di prima per Colpani, grande Gallo ragazzi. Ancora Colpani per Barberis di prima. Allarga ancora Colpani, ancora Supinto, attenzione, gran gol! Ma che cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo oggi Gallo e Pinto, ragazzi? Ma guardate, ancora una volta rivediamo sempre la stessa azione. Guardate, Gallo scatta, viene chiamato, di prima appoggia ancora di piatto per Diogo Pinto. E il gol, sempre sul palo di... sempre sul palo di Skorupski, ragazzi. 2-0 Catania, mamma mia. Che gran gioco. Ora Catania con Capanni dalla tre quarti. Colpo di testa alto sopra la traversa di Kinke. Che è giocatore, difensore statuario. Finisce dunque il primo tempo 2-0 per i rossazzurri, ragazzi. Ma che grande giocate, ma che grande partita stiamo facendo. Continuate così. Inizia il secondo tempo. Questo adesso il secondo tempo sarà tutto psicologico, perché dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Capanni probabilmente adesso verrà sostituito perché acciaccato. Recuperare Sinisterra, fermato da Pinto, che purtroppo viene espulso con doppio cartellino. E allora il Catania deve rifugiarsi immediatamente. Intanto andiamo sulle tattiche, e questo non ci voleva. Allora dobbiamo intanto far uscire Capanni ed entra Ricci al suo posto. E io direi di lasciare la situazione così, magari arretrare, andare di mentalità prudente, andare a transizione, anzi quando non in possesso passare di molto la nostra linea difensiva, non di molto ma abbastanza. Intensità del pressing è standard. Per quanto invece riguarda in possesso, direi di giocare sulla fascia di destra. È molto, perché in questo momento non abbiamo praticamente il ritmo più basso, anzi il ritmo facciamo che è proprio lento, molto più basso, e perdita di tempo spesso. Ok, quindi il ritmo leggermente più basso. Facciamo così e vediamo cosa succede. Dobbiamo tenere per 30 minuti purtroppo con l'uomo in meno, e Diogo Pinto sarà una pesante assenza in vista della trasferta di Napoli, sarà proibitiva. Napoli che in questo momento sta perdendo 2-1 contro la Juventus. Comunque 75 sul cronometro, facciamo anche uscire Colpani. La verità prudente, sta funzionando la nostra tattica. Facciamo uscire, come detto, Colpani, entra al suo posto Liam Kelly. Confermiamo. È più difensivo come centrocampista. 88-89, 4 minuti concessi all'arbitro, e sarà una gran vittoria del Catania che con la sua seconda consecutiva, signori, 2-0 sull'Udinese. Sono molto felice del risultato e di come avete giocato, ma assolutamente sì. Un grande inizio, una gran partita, e questi sono i risultati. Atalanta-Torino 3-1, Brescia-Milan 1-1, Cagliari-Sampdoria 4-1, Catania-Udinese 2-0, Genoa-Bologna. Genoa vince la sua prima di campionato 1-0 sul Bologna. Inter-Fiorentina 4-1, Juventus-Napoli 3-1, Lazio-Empoli 4-0, Parma-Roma 0-0, Sassuolo-0, Verona-2. La classifica vede il Catania in questo momento al comando, ma la Juventus ha una partita in meno, quindi teoricamente è la Juventus che dovrebbe spiccare il volo. Ma noi non puntiamo sicuramente a certi posizionamenti in classifica. Gallo, ottima partita oggi, signori. Mamma mia, che terzino. Va bene, andiamo al pre-partita di Napoli-Catania. Partita sicuramente molto difficile sulla carta, ma chissà che non andiamo a strappare una sorpresina. Non volevo dire un punto, una sorpresina. Siamo anche l'ultima squadra, tra le altre cose, per introiti commerciali, al 20° posto con 3.800.000 euro. Questo a far capire che la nostra società sicuramente non è di grande aiuto per noi. Tra le altre cose, ora, prima di intervenire, andiamo a vedere le finanze. In questo momento noi siamo con 150.000 euro sotto il budget ingaggi. Ci hanno aumentato comunque il budget di trasferimenti al 70% delle entrate possibili. E insomma, è una situazione economicamente un po' difficile, frutto purtroppo di mancate cessioni
semplici che avrei dovuto effettuare, ma che purtroppo non hanno giocatori che non hanno avuto richieste, se non in prestito. Trasferta proibitiva per il Catania, questa della quarta giornata a Napoli, un Napoli che viene sicuramente con i favori del pronostico, Napoli che viene da una sconfitta brutta contro il Juventus in trasferta per 3-1, quindi vorrà fare sicuramente di meglio. Calendario comunque prevede Fiorentina, Juventus, Bologna, Inter, Empoli, Genoa, Milan, Cagliari, Napoli, Catania, Sampdoria, Parma, Torino, Brescia e Udinese, Atalanta ad anticipare al mercoledì. Catania comunque recupera Gallo, recupera Cavani, che sono tutte e due abili e arruolabili. Grande risultato della Fiorentina che batte la Juventus. Questa Juventus che, insomma, sta un po', come dire, sompettando. Il Catania comunque si schiera con Montipò, Ferrarini, Vogliacco, Chinchè, Antonino Gallo, Barberis, Barenica, Colpani, Pavone. Pavone che fa il suo esordio, Federico Ricci ed Emanuele Pecorino. Insomma, lì in avanti purtroppo abbiamo dovuto necessariamente cambiare un po' le cose. Per il resto la formazione confermata, eccezion fatta. Ora io farei anche giocare magari Leonardo Mazza al posto di Barberis, di Paranechea o di Colpani, ma non voglio assolutamente rovinare, come dire, diciamo questa affinità che c'è fra i due. Mentalità andrei di prudente. Catania ha bisogno necessariamente qui di stare attento, però modificheremo le cose successivamente. Intanto confermiamo la formazione con Fabian Pavone, che ovviamente non è al 100%, un ragazzino. Lo schieriamo oggi titolare, ma purtroppo non abbiamo molte alternative. Il Napoli schiera con Areola in porta, Di Lorenzo, Koulibaly, Lovato, Olivera, Fabian, Ruiz, Zielinski, Politano, Pessina, Insigne e Victor Osimhen. Mamma mia. Nessuno aspetta il risultato positivo, andate in campo, dice no, non siamo fuori, ma scendete in campo, regalate un'emozione ai tifosi, tutti motivati, meno male, un paio sono motivati. Vediamo cosa succede. Napoli che viene da due sconfitte e due vittorie, Catania invece che arriva da due vittorie e due pareggi, quindi oggi non è il pubblico delle grandi occasioni, evidentemente non vedono questa partita come una partita di cartello sicuramente, però la classifica dice che Catania in questo momento è là sopra in cima momentaneamente dopo quattro giornate. Vedremo cosa succederà. Barberis, la battuta del calcio d'angolo con Catania che sta provando adesso ad attaccare. Ricci! E il gol! Ma è annullato. È annullato. Però non è annullato? Era in fuorigioco. Sì. Mi pare che è stato annullato. Verifica, revisione del VAR. Attenzione, stiamo aspettando la revisione del VAR. Rete annullata. Vabbè, ragazzi. Vediamo, al momento del tiro, sì, c'erano sei giocatori in fuorigioco, non uno, erano in sei in fuorigioco. Lovato, Pessina, ex Atalanta, Fabian Ruiz, allarga bene, libera, ancora illuminante questo passaggio di Zielinski per Osimhen. Libera ancora per... grande apertura per Olivera. Attenzione, il Catania riesce a recuperare momentaneamente la palla. Non, attenzione, Pecorino, il tiro, il gol. E questo è valido. Matteo Politano porta in vantaggio il Napoli. Allora il Catania se la gioca con mentalità equilibrata come al suo solito. Purtroppo un tapin, una serie di tapin sfortunati, di carambole. Che guardate qui, qui l'avevamo recuperata la palla. Pessina comunque aveva tirato, ma era stato bloccato dall'intervento di Barberis. Poi purtroppo Politano si è trovato con la porta totalmente sguarnita. Napoli 1, Catania 0. Catania subisce la terza rete in campionato. Finché Gallo. Però ritorniamo, proviamo a reagire. Gallo avanza ancora un po'. Dovrebbe appoggiare al compagno vicino, invece preferisce farsi tutta la fascia. Ricci dovete scattare con la coda dell'occhio, invece corsa al centro, Pecorino non arriva, ancora Insigne, allora si innesca il contropiede fulmineo del Napoli con Pessina, attenzione a Zielinski, Zielinski proprio per Pessina, il tiro e il palo, mamma mia ragazzi. Allora un attimino, tattiche. Allora in fase di non possesso abbassiamo un po' la difesa, confermiamo. Troppo alta, con questi giocatori forti che hanno. E qui attenzione perché il Napoli sta reagendo, ma il Catania ruba una splendida palla con Ricci, Gallo ancora sulla fascia di sinistra dove puntiamo molto, Barberis, Chinchè pressa alto il Napoli, Pecorino, attenzione Pecorino solitario, una
palla bruttissima, peccato, una conclusione pessima. Poteva fare molto meglio. I nostri, diciamo, incoraggiamoli. Non stiamo giocando male, stiamo giocando con la nostra solita personalità. Però è il Napoli che è in vantaggio il più del primo tempo. È l'ora di mettercela tutta stasera. Sono felice della prestazione, sono molto felice della prestazione. Mostrate qualcosa di diverso nel secondo tempo. Motivati un po' tutti. Dai, forza, suoniamo la carica alla squadra. Varenichea, pessima prestazione per lui. Attenzione, subito Barberis. Sono già dietro per Gallo. Ferrarini alza la testa, non deve perdere palla lì. Non lo fa, Varenichea poggia malissimo. Varenichea, ragazzi, da sostituire immediatamente. Infatti ora lo facciamo uscire a Varenichea. Facciamo entrare al suo posto Liam Kelly. O se no direttamente... No, facciamo entrare al suo posto Leonardo Mazza. È espulso ancora prima della sostituzione, ragazzi. L'avevo appena sostituito. L'avevo appena sostituito, ragazzi. Non me l'hanno fatto sostituire. Oppure sì, ragazzi, me l'hanno fatto sostituire. Forse sì, ragazzi. No, non me l'hanno fatto sostituire. Che miseria. E allora il Napoli qui ne potrebbe approfittare. Catania prova ad attaccare. Qui ci incischiano un po'. Palla allora allontanata. Ferrarini la stoppa bene. Boiacco per Pavone. Barberis, Ferrarini. Catania che non mi pare in 10. Ora comunque vado a verificare. Colpani ora per Ricci. Ricci prova una conclusione da 200 metri. Comunque recupera Gallo. Gallo che mette al centro per Pecorino. Il gol. Il gol. E il gol, 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 e gol, 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 gol. Grande Emanuele Pecorino. Che colpo, ragazzi. Che colpo. Che colpo. Un gran gol. Ma ancora protagonista Gallo sulla fascia sinistra, che imbecca un cross pauroso per Emanuele Pecorino, che fa fuori Areola. Grande gol. Ed è 1-1. Tutto da rifare. Comunque il Catania gioca in 11, ragazzi. Ah no, 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 gioca in 10. È in 10. Mentalità quindi prudente. Me la fanno fare sta istruzione qua. Attenzione, calcio d'angolo del Napoli, 67 sul cronometro. Ed è 1-1 tra Napoli e Catania in questo momento allo stadio San Paolo. Ma attenzione a Napoli che gioca tra le altre cose con un uomo in più. Ma la manovra è lenta. La manovra è un po' lenta. E il gol. Ma qui, signori, quando tu metti in campo giocatori come Rafinha, Politano, Lozano, Osimhen, c'è poco da fare. Questo è un gran gol. Napoli che dunque ritorna in vantaggio. Fabian Ruiz, guardate che passaggio gli ha fatto a Lozano. Lozano poi di prima. E da Rafinha che è assolutamente in gioco. 2-1. Torniamo alla sveglia ai nostri. Aspettate un attimo. Comanda di più. Comunque, per il momento, Federico Ricci, anch'esso da sostituire. Non una gran partita a destra per lui. Entra Capanni al suo posto. Purtroppo avevamo appena fatto la sostituzione, ma quello si è fatto espellere nel frattempo. Qui una sforbiciata volante. Un vero peccato. E attenzione, Osimhen, 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 Osimhen. E il gol. E il gol. Partita chiusa. Qui abbiamo servito praticamente l'assist perfetta ad Osimhen. Napoli 3, Catania 1. E si sta materializzando la prima sconfitta dei rossazzurri. Pur giocando comunque bene, ragazzi. Per 77 minuti abbiamo giocato veramente bene. Peccato. Abbiamo provato il tutto per tutto. Va bene, va bene. Non ci scoraggiamo. Non ci abbattiamo. Non ci demotiviamo. Siamo stati anche senza Diogo Pinto. Comunque, Catania prende la prima sconfitta, ma io non voglio essere assolutamente... la prestazione comunque mi è piaciuta nonostante il risultato, perché è vero, abbiamo giocato bene contro il Napoli, contro una signora squadra. Hanno giocato veramente bene. Vedremo dove abbiamo sbagliato. Comunque il Catania rimane lì sul pezzo. La Fiorentina batte la Juventus, come abbiamo detto, 1-0. L'Inter vince a Bologna 3-0. Empoli Genoa 3-1. Milan Cagliari 2-2. Milan sta stentando, è quindicesimo in classifica.
Napoli Catania 3-1, Sampdoria Parma 1-1, Torino prima vittoria per i Granata 1-0 sul Brescia, Udinese Atalanta 2-2. Il Catania adesso è chiamato ad una partita in casa molto interessante, purtroppo saremo senza lo squalificato Barrenechea, dovremmo recuperare e lo recuperiamo Diogo Pinto, e però ancora non abbiamo chiaramente Petrella. Quindi Fiorentina, Catania Fiorentina alla prossima giornata, che tra 4 giorni, e ci vediamo per i pre-partite, ragazzi. Risultati e anticipi della quinta giornata di Serie A: Parma 1, Milan 2, Juventus 5, Bologna 0, Atalanta-Napoli, gran match 3-3, Inter-Empoli 3-1. La classifica si comincia un attimino a conformare con le squadre che giustamente devono stare là sopra, dovrebbero stare là sopra, per i mezzi che hanno chiaramente. Quindi Catania che adesso è chiamato ad una gran partita contro una Fiorentina che viene da una vittoria molto importante contro la Juventus. Faremo di tutto, ovviamente, quindi prepariamoci al meglio. Squalifica di Barrenechea, ma rientra Diogo Pinto. Abbiamo qualche acciacchino. Capanni, secondo me, ancora dovrebbe non giocare in questo momento. Entra, confermiamo Federico Ricci a destra, al suo posto. Abbiamo Montipò tra i pali, Ferrarini, Boiacco, Chinchè, Gallo, Barberis che ha diffidato, attenzione ad un cartellino giallo, Dibril che fa il suo esordio, Colpani, Ricci, Diogo Pinto e Pecorino. Dibril che gioca titolare la sua prima oggi contro la Fiorentina, che è la sua ex squadra, e quindi lo schieriamo, ragazzi, titolare, chissà che non faccia il colpaccio, contro la Viola che si schiera con Radecki, Lazaro, Elez, Diallo, Rodriguez, Basoer, Torsby, Ferrat, Pereiro, Colley e Moffi. Squadra completamente cambiata rispetto a quella di quest'anno, cioè in tre anni ci sono state evoluzioni paurose. Regaliamo tifosi una bella partita nonostante i pronostici siano contro di noi, quindi tutti composti. Merita proprio un posto, voglio che lui dia di più, e ciò che accade sarà questo. Attenzione, Catania viene quindi da una sconfitta, 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 apparizioni ufficiali. La Fiorentina invece viene da 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta nelle ultime 5 ufficiali. Si parte, Catania con Gallo dalla battuta al 24esimo minuto. Ora nostro terzino oggi in grande, che ultimamente è stato in grande spolvero, grande protagonista della vittoria contro l'Udinese. Ancora lui, Gallo. Gallo con, si ripropone l'asse con Diogo Pinto. Stavolta però Gallo prova a mettere al centro. Attenzione, Colpani, gol! E ancora lui! Uomo assist, signori, Gallo! Ma quanto me lo pagheranno questo? Un grande assist per un gran gol di Colpani. Signore, Colpani è di un'altra categoria, eh. Questo è fuori discussione. Ma Gallo, ragazzi, un 23enne. Piattone quintando sinistro di Colpani. Catania 1, Fiorentina 0. Mamma mia, ragazzi. Catania comunque in casa macina gol, eh. Ibril allontana. Torsby allora arriva. E tacendo per Colley. Colley, gol. Ma è fuori gioco. L'avevo già visto, infatti non mi sono, tra virgolette, sbalordito più di tanto. Fuori gioco, revisione. Non lo puoi accettare questo gol. Rete annullata, infatti è così. Però attenzione. Sta per giungere la conclusione del primo tempo, col Catania in vantaggio per 1-0. Dobbiamo evitare di rilassarci, motivato, vi voglio così. Iniziamo la seconda ripresa. Seconda porzione di gioco, Ricci, ragazzi, 6.3. Dopo lo sostituiremo, infatti direi anche di togliere il tra poco. Lo sostituiamo subito, Ricci. Purtroppo ovviamente non è Petrella per nulla. Facciamo giocare Fabian Pavone. Voglio vedere il ragazzo come si comporta. Anche Diogo Pinto non una grande partita. La Fiorentina cambia modulo, si schiera con 3 punte adesso. Ma attenzione a questa battuta da parte di Barberis. Il tiro e il gol! E il gol! E il gol! La prima rete per Barberis, che segna da 30 metri e porta a 2 le marcature dei rossazzurri. Un gran gol. E qui, vabbè, Radecki, insomma, un po' a caccia di farfalle. 2-0 per i rossazzurri, partita in discesa. ...72 sul cronometro, Catania Fiorentina 2-0 per i padroni di casa. Non è Basoer. Eles. Torsby.
Guarda che la Fiorentina, la Viola vuole ritornare in partita. Thorsby si mangia una bella porzione di gioco. Ma attenzione, qui attacchiamo. Ma la potevamo recuperare sta palla. La potevamo recuperare, un grande pecorino. Allora la Viola si rifugia indietro. Diallo. Ai pro. Si sbaglia completamente. Allora Di Brill recupera questa palla. Sbaglia pure lui, attenzione Lazaro. Lazaro per Moffi. Moffi ancora scambia il tiro e il gol. Qui Di Brill ha fatto una cazzata paurosa. Ha fatto una cazzata paurosa. Mentalità prudente. Una cazzata paurosa Di Brill ha fatto qua. Uscire anche Diogo Pinto. Entra Gabriel Capanni al suo posto. Ma attenzione, che la Viola è rientrata in partita. Catania allora cambia mentalità. Se no non perdere palla, che questi stanno pressando adesso alti. Diogo Pinto probabilmente toccherà la sua ultima partita, la sua ultima palla di quest'oggi. Infatti viene appena sostituito. Ma attenzione ai nostri, comunica e di concentrazione. 83 sul cronometro. Catania ha battuto il fallo laterale con Gallo. Qui però perde palla. E attenzione, attenzione. Dobbiamo recuperare bene, 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 bene. Lazaro, gioca bene la Fiorentina, ragazzi, in questo momento. Dobbiamo recuperare sta palla. Lazaro, grande protagonista, perde palla. Bene, bene Colpani. Gallo, appoggia a Montipò. Montipò non vuole perdere tempo. Perarini, Di Brill. Ancora per Fabian Pavone. Cincischia un po' troppo, perde palla malamente, la butta troppo lontana. Gallo, allora recupera ancora. L'azione, la Fiorentina che cerca di accelerare i tempi. Pavone non arriva su questa palla, era chiamato a farlo. Akpapro per Moffi. Moffi ancora Rana. Attenzione. Moffi, protagonista di un gran gol. Non deve essere messo a terra. Mette al centro il gol. E porca miseria. E porca miseria. Porca miseria. Arriva il pareggio della Viola. Rivediamo anche l'azione. Qui Moffi, gol e assist per lui oggi. Qui colpo di... vabbè, ragazzi. Purtroppo Tapin vincente. No, quale mentalità positiva? Mentalità equilibrata, ragazzi. Quale mentalità positiva? Domandiamo di più, purtroppo. Va bene, direi che ci possiamo tranquillamente anche accontentare di un pari. Purtroppo peccato perché doppio vantaggio. Qui Di Brill aveva fatto una sciocchezza. Pavone non proprio alla grande. Non è secondo me a livello oggi, non ha mostrato assolutamente nulla. Risultato comunque eccellente per il Catania, che mollichina dopo mollichina riesce a bloccare anche la Fiorentina. Fa anche rima. È bello per continuare a scalare la classifica. La mia attenzione si concentra sulla prossima. Comunque, la prossima sarà a Bologna. Catania si rimane ottavo. Mancano ancora alcuni risultati, ma non è importante per noi. L'importante per noi è racimolare più punti possibili per la salvezza. E adesso passerà una bella fetta di questa salvezza dalla trasferta di Bologna, che sarà l'ultima partita del nostro video di oggi, e quindi prepariamoci al meglio. Allora, signori, ultima partita del nostro video di oggi, la sesta giornata, ci sono stati già alcuni anticipi, la classifica si sta delineando, il Catania comunque è chiamato ad una trasferta insidiosa contro un Bologna in difficoltà, a ridosso dalla zona retrocessione. Abbiamo Empoli-Juventus, Fiorentina-Atalanta, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Genoa e Napoli-Brescia a concludere lo scacchiere di oggi. Catania che ha necessità di fare... un risultato positivo ancora per confermare il buon andamento. La Juventus comunque continua a vincere le sue partite, queste sono partite di cartello abbastanza facili. Buona comunque la situazione per quanto riguarda la nostra classifica, però in casa abbiamo qualche piccolo acciacchino. Ferrarini infatti oggi non potrà giocare, viene sostituito da Blondette che non è proprio al 100%. Catania comunque si schiera con Montipò, Blondette per l'appunto, Vogliacco e Chinchè là davanti, confermati davanti al centro della difesa, Antonino Gallo a sinistra, Barberis, Enzo Baranechea rientra dalla squalifica, Colpani, Ricci, Diogo Pinto e Emanuele Pecorino. Dovremmo poi far entrare a giocare, fare un po' di minutaggio anche a Liam Kelly. Secondo me oggi può giocare Liam Kelly. Infatti pare... però Barberis, ragazzi, sta facendo grandi prestazioni. Oggi facciamo giocare Liam Kelly. Non è proprio in forma, come non lo è neanche Blondetta. Però, raga, abbiamo bisogno necessariamente di far un po' di rodaggio. Anche perché troppe partite ravvicinate l'una con l'altra. E quindi è giusto che sia così. Si va a Bologna, dunque, partita difficile.
ai nostri li carichiamo, tanto diamo lettura della formazione dei padroni di casa. Mazzini in porta, signori, un ex il nostro Mazinga Z. Gilbert, Vestergaard, Binks, Mateju, Balzania, Lea, Siliki, Srelak, Koric, Cangiano e Terrier. I nostri, diciamolo, molti vorranno vendicare cosa è successo l'ultima volta, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta. Mi piacerebbe 25 come lui. Lui squadra, siamo veramente mosso bene. Parliamo di Gallo, ovviamente. Bologna che viene da un trend negativo. 3 sconfitte, un pareggio ed una vittoria nelle ultime 5. Il Catania invece viene da 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Anzi no, 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 5. Si parte dal Renzo Dallara. Già subito dopo 55 secondi. Il Bologna a manovrare. Il Catania che difende, Balzania, ora Bix, Siliki, Mateju, Cangiano, padroni di casa che cercano il pertugio. Allora Paranegar, di gran carriera, riesce a rubare un pallone. Attenzione a Pecorino, Pecorino a tu per tu, Pecorino, mamma mia, che cosa sta succedendo ai piedi di Pecorino? Mi sta sembrando Tekin, vi ricordate Tekin? Stessi piedi a paletta proprio. Gilberto alla battuta a fallo laterale, sbagliato. Col pane allora innesca Diogo Pinto. Diogo Pinto, ci sono grandi praterie per Diogo Pinto. E adesso tu per tu, appoggia Ricci, Ricci, la conclusione. Troppo, troppo lenta. Troppo, troppo lenta. Una volta il fallo laterale è battuto bene. Col pane, mamma mia, pressing alto. Balzania, con indietro per Vestergaard. Indietro per Mazzini. Vestergaard. Gran palla illuminante, ma non c'è nessuno a riceverla. Finché. Allora, riparte il Catania. Diogo Pinto. Kelly. Finché. Allarga molto bene per Gallo. Gallo non deve perdere palla. Non lo fa. Allora, poi c'è di tacco a Colpani. Ancora per Gallo. Gallo, attenzione, perché è illuminante. Colpani, vediamo se riesce a fare la stessa cosa. Lo fa! E arriva il gol di testa di Enzo Barrenechea, signori. Enzo Barrenechea porta in vantaggio i rossazzurri. Che dopo la partita contro il Milan hanno sempre segnato. Eccezione fatta per la prima giornata, hanno sempre segnato. 1-0 Catania a Bologna. Gran gol. Ora Mazzini. 19 sul cronometro. Qui perde palla momentaneamente il Catania, ma la recupera con Boiacco. Ricci. Per Liam Kelly. Pecorino. Bene per Diogo Pinto, gioca bene il Catania, attenzione, ancora Colpani per Pinto, attenzione Pinto, no! Miracolo di Mazinga Z, ragazzi, non l'avevamo chiamato così per nulla. Grande miracolo, toglie veramente una castagna dal fuoco che stava bruciando. Liam Kelly. L'azione dovrebbe concludersi così con Canigiano che perde palla, Ricci la recupera. Blondet lascia scorrere, fallo laterale. Ora Mateju. Qui ci facciamo per un attimo sorprendere. Attenzione, vediamo Siliki, Koric dentro l'area di rigore. Non dobbiamo fare fallo. Mateju al centro, c'è solo. Attenzione a questi tapin, ragazzi. Ci hanno rotto le balle. Ci hanno proprio rotto le balle questi tapin, raga. Tutte ste roccambole hanno rotto le balle. Incoraggiamo. Raga, guardate qua, ancora una volta. Purtroppo si crea un po' di confusione in difesa, non riusciamo a sparacchiare lontano. Qui però Montipò. Ai. Piattone di Gilbert, comunque Bologna 1, Catania 1. Siamo al 33esimo, la partita comunque è viva, vivace. Il Catania c'è, è sul pezzo, ma purtroppo il pareggio di Gilbert ha ridato coraggio ai felsinei. Ora Canigiano, perde palla da grande blondette per Pecorino, attenzione a Pecorino, si rinnova la sfida e il gol, questa volta con lo schiavetto, Emanuele Pecorino, un gran gol di questo mitico bomber, immortale, rivediamo il replay, qui grande blondette, Ricci innesca Pecorino con una palla spettacolare, guardate qua, che schiavetto, che gol, Catania nuovamente in vantaggio al 33esimo, bella partita. E non c'è tempo proprio per le distrazioni, perché si riparte nuovamente col Bologna qui. Srelak che proprio non ci sta a mollare. Balzania,
proviamo a approfittarne. Attenzione, Coric, facciamo molta attenzione, Coric, Srelak, Srelak. Eh no, lo schiavetto non si fa così. Per info, parlare con Pecorino. 39 sul cronometro, Catania 2, Bologna 1. Catania parte da dietro, come di consueto. Allora, Ricci qui perde una palla, ma arriva Paraneca per un attimo, l'aveva soffiata anche lui, ma nulla da fare. Cerchiamo di recuperare qua, attenzione, Canigiano, Canigiano! Mamma mia, Montipò, meno male, meno male. Meno male che dice di no, meno male. Ancora Ricci. Non devi perdere quelle palle, frate, eh? Barenechea. Ricci è un ragionatore, secondo me, però perde troppo tempo a ragionare, come in questo momento, infatti. Ha ragionato sulla cosa più brutta da fare, quella di una busta di piscio. Primo tempo che si conclude con il Catania in vantaggio a Bologna. Non vi rilassate, le cose potrebbero cambiare, facciamo molta attenzione adesso. Il Bologna sicuramente giocherà il secondo tempo all'arembaggio. Noi dobbiamo stare attenti. Potremmo chiuderla, potremmo provare. E allora lo facciamo adesso con Gallo, Lasse, Blondet. Chiamato in causa oggi per un'emergenza, ma sta sostituendo benissimo il compagno di reparto. Ancora Gallo, Diogo Pinto, Colpani. Proviamo a liberare qualche uomo. Lianchelli si parte da dietro con Chinchè. Bene per Gallo di prima ancora. Colpo di testa questa volta sbagliato. Questo era forse fallo laterale. Recupera ancora Gallo. Chinchè di prima per Kelly. Kelly ragiona, alza la testa, appoggia a Ricci. Ricci potrebbe cercare l'1-2. Invece cerca Blondetta che lo chiama. Ricambia il favore. Ricci mette indietro per Colpani. Attenzione, il tiro e il gol! Il tiro e il gol! Il tiro e il gol! Di Colpani, che al solito c'ha il piede caldo e sulla sua mattonella è impeccabile. Qui Ricci, ve l'avevo detto, un gran bel ragionatore. Colpani, stop, elegante, e di sinistro inganna Mazinga Z. 3-1 Catania, partita in discesa. Ma attenzione, manca ancora 30 minuti, manca. Operiamo qualche sostituzione, facciamo uscire Emanuele Pecorino, facciamo giocare al suo posto Sadik. Facciamo anche uscire Federico Ricci, che è già stato ammonito, e entra al suo posto Fabian Pavone a questo punto. Diamogli minutaggio, ragazzo. Facciamo uscire anche Dion Kelly, ed entra al suo posto. Io farei giocare al suo posto in questo caso Pelupessi. Voleva giocare di più. Bologna prova a rientrare in partita in questi ultimi 5 minuti. Sadik tocca il suo primo pallone. Sadik si fa una bella falcata. Sadik, Sadik, ancora lui. Sadik, troppo debole, arriva stanco. Finisce dunque con la prima vittoria in trasferta dei rossazzurri. Anzi no, la seconda vittoria in trasferta dei rossazzurri. La prima era Bologna contro un'altra pretendente e contendente alla salvezza. Davvero fantastico, ragazzi. Un modo eccezionale di chiudere il video di oggi. E quindi guardiamoci e godiamoci al momento questa classifica. Il Catania addirittura in zona Champions, ma non ne parliamo, siamo ancora alla sesta giornata. Empoli 2, Juventus 4, Bologna 1, Catania 3, Fiorentina 1, Atalanta 0, Sampdoria 0, Roma 1. Signori, è inutile che vi dica di spolliciare in su se il video vi è piaciuto, di continuare a iscrivervi al canale se ovviamente questa serie vi interessa, cliccate la campanellina per non perdere i prossimi episodi. Da Lupus del Second Side è tutto, ci vediamo alla prossima. Ci andiamo ad allenare, va?